Abbiamo in questo gruppo di lavoro valutato l'ipotesi, la proposta di dare concretamente vita alla centralità della questione del lavoro promuovendo alcune ipotesi di referendum. Il gruppo di lavoro si è espresso in maniera assolutamente favorevole al fatto che Rifondazione lanci durante la campagna elettorale, dia continuità anche durante la campagna elettorale il proprio impegno formalizzando una serie di quesiti, alcuni sono stati valutati, quelli che erano presenti riguardo alla legge 30, in modo particolare sul lavoro somministrato e sull'appalto, come concretizzazione di questa centralità e di questo lavoro che stiamo facendo. È poi emerso dal dibattito anche la proposta di affiancare a questi quesiti sulla legge 30, che siano quesiti praticabili, che siano quesiti ammissibili, che sia cioè la possibilità di incidere davvero e di portare davvero a casa un risultato, di affiancare a questi quesiti referendari anche un quesito referendario riferito all'abrogazione del limite dei 15 dipendenti per l'applicazione della cassa integrazione. E da completamento di questo ragionamento si è valutata anche l'ipotesi, non avendo però di fronte quesiti formulati, di fare anche un referendum legato a questi, sempre che articoli la battaglia sulla centralità del lavoro, legata alla questione della democrazia sindacale, che quindi risponda anche alla campagna che si sta facendo tra i lavoratori metalmeccanici e alla differenza che c'è tra i lavoratori che per esempio nel pubblico impiego invece hanno una qualche forma di regolamentazione. È stato poi sottolineato nel lavoro di gruppo, che io credo vada detto, la necessità di intestarci come Rifondazione, come Federazione della Sinistra, questi referendum e quindi l'ipotesi sia l'ipotesi di partire già alla fine di febbraio con una campagna di propaganda e con i quesiti stampati, con i moduli, con la raccolta di firme, che può diventare un momento concreto anche della nostra proposta elettorale più generale. Il fatto che avanziamo questa proposta a tutti i soggetti interessati, il fatto che ci sia poi la necessità di intrecciarsi anche con le altre campagne referendarie di cui siamo anche noi protagonisti, quindi la campagna sulla questione del nucleare e sulla questione dell'acqua, che però si stanno discutendo e si sta cercando di articolare comitati il più possibile unitari e plurali. Dal gruppo di lavoro sono venute, diciamo, poi altre due sollecitazioni che riguardano, io credo, anche l'efficacia più generale del lavoro di partito. La prima è quella di parametrare, uso i termini che sono stati usati per esempio da una compagna di Bologna in maniera molto efficace, parametrare ciò che vogliamo con ciò che siamo, e quindi lanciare una campagna referendaria vuol dire un impegno concreto, vuol dire raccogliere 700.000 firme, quindi vuol dire dotarci di strumenti, vuol dire fare le campagne anche formative per mettere nelle condizioni le compagne e i compagni di fare i banchetti, di avere argomentazioni, ma anche di essere organizzati seriamente per raggiungere il risultato, e vuol dire allargare ad altri soggetti il comitato promotore, fare campagne che siano unitarie ed efficaci, soggetti sindacali e non. E l'altro punto, è stata lamentata anche una continuità di lavoro e di approfondimento sia sul piano, ad esempio, delle proposte, in questo caso referendarie, ma nell'articolazione di tutte le nostre proposte sul lavoro, ma anche su altri temi, la necessità che ci sia una sedimentazione del lavoro che facciamo. E quindi è stato ricordato, per esempio, che sui giuristi in campo del lavoro c'erano strumenti come la consulta, come momenti di continuità, di approfondimento, che possono servire anche per la predisposizione ad esempio anche di campagne legislative come quelle sulla delocalizzazione eccetera, e la necessità che anche i dipartimenti a livello centrale del partito funzionino come punti di raccolta, come nodi di raccolta e distribuzione anche delle campagne, delle iniziative che vengono fatte sul livello territoriale. Quindi credo che da questa conferenza operaia esca
operaie, dei lavoratori, delle lavoratrici, esca anche questa proposta concreta da praticare immediatamente. Grazie.